Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra consulente in nutrizione. Desiderate tornare in forma ed essere sempre al top? Contattatemi su Facebook, mi trovate anche su Instagram. A volte il Torino deve arrendersi alla Roma in Coppa Italia, vincendo 3-1 sul campo dei Granata. La Roma ha praticamente ipotecato la finale, così come il Verona battendo il Bari. Credo che siano pronte le immagini da Torino, il servizio è curato da Carlo Onesti. Da una parte l'incredibile masochismo del Torino, che sciupa manciate di gol e chiude il match atleticamente in ginocchio. Dall'altra la flemma della Roma, che capitalizza la rete segnata a freddo da Conti con grande sagacia tattica, obbligando i Granata a soffrire per far fronte ad una indubbia superiorità di palleggio. All'undicesimo i padroni di casa cominciano il festival degli sprechi. Su assist di Galbiati, Schachner fallisce la conclusione. Al quindicesimo sconcertante assolo dell'austriaco, che trova il modo di non calciare a rete con Nappi e Tancredi per le terre. Al ventiquattresimo Selvaggi serve caso, ma il portiere giallorosso rimedia. Al ventottesimo ancora Selvaggi si destreggia, costringendo alla presa sicura Tancredi. Al 32esimo, su corner di Hernandez, Dossena regala un pallone d'oro a Schachner, che incorna con sufficienza. Al 42esimo il Torino reclama un rigore per fallo di Oddi sull'austriaco, ma Bergamo opta per la punizione dal limite. Nella ripresa Strucheli, che aveva rilevato Chierico, approfitta di una serie di incertezze della retroguardia granata e segna il gol del 2-0. All'ottavo Hernandez mette in movimento Dossena, che scaglia verso Tancredi un proiettile a fil di palo. Al nono, su centro di Dossena, Selvaggi si avventa e realizza il 2-1. Al dodicesimo un cross di Dossena viene vanificato da Schachner, Selvaggi ed Hernandez. Al ventitresimo Galbiati chiude un triangolo e obbliga ad un grande intervento Tancredi. Al 31esimo cross di Selvaggi, Schachner tenta un avventuroso appoggio di testa senza esito. Al 34esimo, con il Torino ormai a terra, Strucheli dispone a piacere degli avversari e segna il 3-1. Al 40esimo ultima emozione, Graziani colpisce la traversa e chiude la gara. Bene, abbiamo visto i riflessi filmati delle partite di Coppa Italia e del campionato europeo.